Il 12 giugno del 1922 nasceva Margherita Hack. Il 12 giugno del 2022 avrebbe compiuto 100 anni. In molti che lavoriamo nel campo della comunicazione scientifica abbiamo deciso di dedicare proprio il mese di giugno in generale e il 12 giugno in particolare per ricordare la figura di Margherita Hack, una delle più grandi astronome italiane, nonché una delle più importanti divulgatrici scientifiche del XX secolo. Per cui, affiancandomi alle varie iniziative che stiamo portando avanti con Eduinaf, trovate il link in descrizione, ho deciso di realizzare alcuni video dedicati proprio alla sua figura anche per il mio canale YouTube. In particolare per questa serie che sta iniziando con questo video, ho pensato di dedicarmi al video Vi racconto l'astronomia uscito per la terza. L'idea è quella di raccontarvi il libro in questo video iniziale, poi nei prossimi leggervi alcuni passi da me scelti tratti dai vari capitoli del libro. Il libro nasce grazie all'interessamento di Loris di Lena dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, una delle sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui la Hack fu direttrice per diversi anni, e di Alice Chandon, entrambi amici della Hack e ospiti in varie occasioni a cena a casa sua e di suo marito. Alla fine di una di queste serate conviviali, i tre si appartano per discutere. In particolare, di Lena e la Chandon vogliono capire un po' meglio la faccenda delle domande che arrivano un po' da tutta Italia, da giovani, bambini, ragazzi, adulti, a Margherita e soprattutto delle risposte che lei fornisce al suo pubblico di appassionati. In un certo senso un po' come la classica rubrica dell'Astronomo Risponde che abbiamo su Eduinaf o che potete trovare su qualunque rivista di astronomia. In effetti alla fine della fiera Margherita si ritrova con un libro già scritto, visto che decide di accettare la proposta dei suoi due amici di realizzare un testo, un libro in questo caso, a partire dalle risposte che ha fornito ai vari curiosi e appassionati di astronomia. Vi racconto l'astronomia strutturato in quattro capitoli. Dopo la prefazione, che riassume la genesi più o meno così come l'ho raccontata io, diciamo un po' meglio va. I quattro capitoli spaziano dalla storia dell'astronomia, dalle osservazioni dei primi anni, quelle fatte a occhio nudo fino all'arrivo della radioastronomia, passando poi per il Sole e il Sistema Solare, quindi le stelle. E per finire con un capitolo dedicato alla nostra galassia, la Via Lattea, e all'universo extragalattico, cioè tutto ciò che si trova oltre la Via Lattea. I quattro capitoli sono scritti in maniera chiara, semplice e decisamente accessibile per tutti, nonostante l'astronomo scenda abbastanza nel dettaglio. Il testo ad ogni buon conto per la maggior parte risale alla fine degli anni 90, per cui comunque a livello di astronomia proprio dei tempi moderni risulta ovviamente un pochino datato. Ad esempio si parla delle onde gravitazionali, del fatto che ancora non sono state osservate direttamente, ma sappiamo che negli ultimi anni, grazie a LIGO e in parte anche all'italiano Virgo, le onde gravitazionali sono state effettivamente osservate per la prima volta. Tra l'altro è interessante come la tecnica in piccolo, molto in piccolo, della combinazione di LIGO e Virgo ricordi un po' l'interferometria radio, con cui invece sono stati osservati i due buchi neri di M87 e Sagittarius A Star. Tra l'altro, alla fine del primo capitolo, quando Margherita Hack si occupa di radioastronomia, racconta la radioastronomia per interferenza. La parte più corposa del libro invece è quella dedicata al Sole e al Sistema Solare. In questo caso Margherita Hack si sofferma in maniera abbastanza approfondita su ciascuno dei corpi celesti che si trovano nel nostro Sistema Solare, ovviamente raccontando lo stato dell'arte e delle conoscenze che abbiamo all'epoca su ciascuno di essi. Più o meno le cose negli ultimi 20 anni non sono cambiate poi molto, anche perché è soltanto da poco, per esempio, che siamo riusciti a mandare una sonda vicino a Plutone, che all'epoca era ancora un pianeta. Per
peraltro, e che adesso invece è stato declassato a pianeta nano. Inoltre, sempre solo da poco, e l'avvicinamento avverrà in particolare nei prossimi anni, abbiamo una sonda che sta andando verso Mercurio e che tra l'altro è intitolata a uno degli astronomi italiani più noti e più importanti, Bepi Colombo. In particolare nel capitolo dedicato al nostro sistema solare troviamo delle piccole schede che corredano ciascun capitolo con tutte le informazioni astronomiche relative al corpo celeste o ai corpi celesti di cui si sta occupando la scrittrice in quel paragrafo. Inoltre tutti i capitoli sono corredati anche da dei box di approfondimento in cui vengono raccontati in maniera un pochino più dettagliata alcuni dei concetti presenti all'interno del capitolo stesso. E quindi alla fine il lettore può eventualmente anche decidere di non leggerli. Ad ogni buon conto è comunque un libro molto chiaro, scritto molto bene, che racconta in maniera precisa, sicuramente semplice, ma non banale o semplicistica, l'astronomia dagli inizi fino a oggi, che ci approfondisce vari aspetti di ciò che sappiamo dell'universo e che ci apre le porte anche a ciò che non sappiamo, non conosciamo. Alcune di queste cose che non conosciamo, intendo rispetto al libro, oggi le abbiamo un pochino più chiare, ma molte altre ancora no. Per cui, in questo senso, sebbene abbiamo mandato nello spazio diversi altri satelliti, anche relativamente proprio agli argomenti che Margherita Hack ha trattato, alla fin fine lo stato dell'arte non è migliorato di moltissimo rispetto a quanto il libro ci racconta. Per cui comunque anche oggi risulta una lettura, per quanto in certi punti datata e in certi altri comunque ancora piuttosto vicina allo stato attuale delle nostre conoscenze. Per cui indubbiamente un libro che consiglio sia per la brevità, sono circa 160 pagine, sia perché proprio per questo può essere un ottimo punto di partenza sia per avvicinarsi all'astronomia in generale, sia per avvicinarsi ai libri di Margherita Hack in particolare. Tra l'altro, un plus che deve secondo me anche un po' invogliare, a metà del libro troviamo anche tutta una serie di immagini a colori tratte dalle varie missioni spaziali che abbiamo mandato nello spazio. Per cui, arrivati fino a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, in particolare quelli appartenenti a questa serie dedicata a Margherita Hack. Vi ricordo infatti che nei prossimi video vi leggerò alcuni passi tratti proprio da Vi racconto l'astronomia. Non è detto che in futuri video dedicati a Margherita Hack, spero di farne altri infatti, potrei parlarvi di altri libri di o su Margherita Hack. In questo momento, tra l'altro, in lettura un altro libro di Margherita, non so quando lo finirò, visto che questo è indubbiamente molto più lungo rispetto a quello che vi ho raccontato adesso. Inoltre, detto tra noi, ho anche in lettura un romanzo, per cui chi lo sa. E poi ho iniziato a leggiucchiare un po' questo romanzo a fumetti, edito da Becco Giallo, di cui spero quantomeno di scrivere una recensione, in particolare per il mio blog del Cappellaio Matto sullo spazio bianco. Se volete, seguitemi anche sui social, in particolare Mastodon e Twitter, l'account ulaulamen, per avere aggiornamenti anche sugli articoli. Conclusa quindi questa parte, diciamo così, pubblicitaria, non mi resta che salutarvi e invitarvi anche ogni tanto, se il tempo è buono, ad alzare lo sguardo e vedere le stelle che sono sopra di noi. Saluti a tutti!